Buona giornata. Lo scorso 28 ottobre è stato approvato e pubblicato il decreto legge numero 137, cosiddetto decreto Ristori, che ha introdotto numerose e importanti disposizioni in materia di lavoro. Dico subito che è notizie di stampa e della televisione che a livello governativo è stata raggiunta un'intesa con le parti sociali, con le organizzazioni sindacali e già vengono anticipati per i prossimi giorni nuovi provvedimenti che probabilmente introducono alcune modifiche alle cose che in questo momento sto per dire. Io vorrei in questo momento collegarmi a quello che dice il decreto legge 137 del 28 di ottobre, riservandomi evidentemente di ritornare in queste nostre chiacchierate laddove ci fossero delle modifiche, le modifiche anticipate. Stasera mi voglio concentrare in modo particolare sul licenziamento. Allo stato attuale è stata prorogata fino al 31 gennaio 2021 il cosiddetto blocco dei licenziamenti, cioè i datori di lavoro non possono procedere in questo periodo a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia licenziamenti di carattere individuale, sia licenziamenti di carattere collettivo, le cosiddette riduzioni collettive del personale. Sottolineo, stiamo parlando di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cioè il licenziamento determinato da esigenze dell'azienda, problematiche dell'azienda, non necessariamente la crisi dell'azienda, ma esigenze di carattere produttivo, organizzativo, che non rendono più utilizzabile, necessaria, la presenza, la continuazione del rapporto di lavoro. Quindi stiamo parlando di licenziamenti cosiddetti oggettivi, il che vuol dire, lo ripeto, ne avevamo già parlato in precedenti occasioni, non stiamo parlando dei licenziamenti per giusta causa, cioè in buona sostanza i licenziamenti di carattere disciplinare, quindi conseguenti a comportamenti che non consentono del lavoratore, che non consentono più la prosecuzione del rapporto di lavoro. Non stiamo parlando dei licenziamenti determinati per mancato superamento del periodo di prova, che sono fuori dalla logica del giustificato motivo oggettivo. Non stiamo neppure parlando delle scadenze dei contratti a termine, che in effetti neppure sono dei licenziamenti, ma sono appunto il raggiungimento di una scadenza. Ho parlato di una proroga fino al 31 di gennaio. Per la prima volta, e questa è una novità importante, la proroga è una data secca, 31 gennaio, e già le notizie di stampa anticipano che sulla base degli accordi recenti dovrebbero essere prorogata fino al 21 del mese di marzo e c'è un blocco secco fino a quella data. Perché dico e sottolineo questo aspetto? Perché in precedenza era collegato alla possibilità dell'azienda di poter usufruire della cassa integrazione guadagni. E quindi laddove l'azienda avesse utilizzato tutta la cassa integrazione guadagni poteva liberamente poteva licenziare laddove fosse in grado di effettivamente documentare e provare la legittimità del recesso. Attualmente vi è invece un blocco secco, attualmente la norma in cui sto parlando dice 31 gennaio, ma ripeto, già si anticipa un blocco fino al 21 di marzo. Attenzione, sono escluse le aziende in liquidazione,
non semplicemente le aziende che hanno sospeso l'attività, ma le aziende collocate in liquidazione che non continuino l'attività neppure temporaneamente o provvisoriamente, le aziende fallite e, per ultimo, nei casi in cui ci sia stato un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali per delle incentivi all'esodo, per poter incentivare i lavoratori a lasciare il posto di lavoro. Quindi accordi a livello sindacale, ci si domanda, ma se io lavoratore accetto l'accordo, aderisco all'accordo di incentivazione, vuol dire che io, è come se accettassi il licenziamento, mi dimettessi? La domanda è questa: ho poi diritto alla NASPI, all'indennità di disoccupazione? La risposta è sì, il lavoratore che accetta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro aderendo ad un accordo sindacale intercorso a livello aziendale ha comunque diritto alla NASPI. Diverso sarebbe se il lavoratore facesse una banale lettera di dimissioni e a quel punto, come sappiamo, non sarebbe un disoccupazione involontaria e non avrebbe diritto alla NASPI. Grazie.